Benvenuti alla terza edizione del TG Poliziano da parte di Rossella Torrusio e di Eugenio Pucci. Oggi vi parleremo del progetto Legalità a cura del professor Porcato per le classi quinte dei nostri licei. Vediamo il servizio del nostro inviato Samuele. Professore, le domando subito, qual è l'obiettivo di questo progetto? Buongiorno a tutti. Sì, l'obiettivo del progetto potenziamento delle competenze di cittadinanza è appunto fornire delle competenze, degli strumenti agli studenti del triennio principalmente per riuscire ad analizzare con più efficacia la realtà anche in funzione, soprattutto con le ultime attività di quest'anno in collaborazione con l'Unione delle Camere Penali Italiane, anche in funzione dell'esame finale, l'esame di Stato. E quanto dura il progetto? Il progetto è iniziato alla fine all'inizio di questo mese e durerà fino al termine delle lezioni. Per ogni modulo sono previste dalle 4 alle 6 ore di lezione in presenza, articolate in riprese da 2 ore nell'ambito delle ore di storia, nell'ambito delle ore di storia e filosofia. Per quanto riguarda l'applicazione a tutte le classi del liceo, ci siamo assicurati effettivamente tutti gli indirizzi sono coinvolti in questo progetto. Adesso passiamo ad intervistare una nostra alunna che ha aderito al programma di scambi culturali con la Cina. Linea Danita. Salve, ci troviamo all'interno dei licei poliziani con Ginevra Akame. Volevo chiederti, cosa ti ha spinto ad aderire a questo progetto dell'intercultura? Allora, io ho sempre desiderato in realtà di partire per un anno all'estero. All'inizio pensavo che avrei potuto aderire a un progetto simile durante l'università, in realtà poi ho scoperto che sarebbe stato possibile farlo anche durante il liceo. Ho deciso quindi di fare questa application e di candidarmi e affrontare il processo di selezione. Non mi importava dove sarei andata e all'inizio ero semplicemente entusiasta di partecipare a un progetto in cui credo veramente. Queste sono le motivazioni, ecco. Come mai hai scelto la Cina? Allora, in realtà, per chi non conoscesse Intercultura, durante l'application vai a scegliere un totale di 10 paesi in cui potresti essere inviata. Quindi in realtà io avevo scelto, oltre alla Cina, molti altri paesi in tutto il mondo, in realtà non mi sono limitata solo all'Oriente, e quindi poi sono stata invece mandata in Cina e sono completamente soddisfatta. Quindi a fine del viaggio hai riscontrato una crescita formativa? Più che crescita formativa e crescita personale, direi che sono arrivata ad ottenere una maggiore consapevolezza di cosa significa vivere in un ambiente diverso dal nostro, di cosa significa diversità, e quindi questo era sempre stato uno degli obiettivi con cui sono partita e che sono riuscita invece a perseguire. Ok, puoi salutarci in cinese? Certo, da jia hao, zai jian xie xie. Lo scorso 14 gennaio si sono conclusi gli open day per i ragazzi delle terze medie. Per l'occasione la scuola si è servita del riuso di alcuni suoi studenti. Passiamo la linea alla nostra inviata Anita. Salve, ci troviamo all'interno dei licei poliziani con due alunni di questa scuola, Ilaria Pinzuti e Leonardo Beati. Ilaria, ti voglio chiedere, ritieni che sia stato utile il coinvolgimento degli alunni nel progetto dell'Open Day? Sì, a mio parere comunque è stato molto utile, anche perché i ragazzi che venivano per la prima volta appunto vedere questa scuola si trovavano forse in una situazione di minor imbarazzo, appunto rapportandosi con un ragazzo poco più grande di lui. Quindi secondo me è stato anche molto utile, cioè ho visto i ragazzi appunto contenti e partecipi. I ragazzi ti sono sembrati soddisfatti? Mi sono sembrati alquanto soddisfatti, erano contenti, interagivano soprattutto anche con noi ragazzi e si sentivano soprattutto a loro agio, come loro anche i genitori.
facevano molte domande riguardo la scuola e riguardo i progetti che potevo offrire ai propri ragazzi. Sappiamo che anche voi avete vissuto l'esperienza dell'Open Day in passato. Avete avuto dei professori o dei ragazzi? Come vi siete trovati? Allora, io ho avuto sia dei professori che dei ragazzi. I ragazzi erano principalmente grandi, comunque ragazzi di quinta, quindi forse un po' di imbarazzo ecco c'è stato. Però con la loro simpatia, con il loro modo di fare, alla fine appunto è passato tutto, diciamo. E anche i professori comunque sono stati molto partecipi e coinvolgenti, quindi ho avuto un misto sia di professori che di ragazzi. E tu invece? Io appena sono arrivato sono stato accolto sia da ragazzi più grandi che da professori che mi hanno portato nelle classi prime e mi hanno fatto sentire a mio agio, facendomi ridere, anche scherzavano con i propri alunni e io mi divertivo con loro. Anche quest'anno si è tenuto uno dei progetti più apprezzati dai ragazzi del nostro biennio, quello inerente alla settimana bianca. Passiamo la linea a Nicole, che è pronta per intervistare alcuni ragazzi dei licei poliziani. Buongiorno a tutti, ci troviamo qui con Alessia Busoni del Liceo delle Scienze Umane e Virginia Landi del Liceo Linguistico per parlare del progetto della Settimana Bianca organizzato dai licei poliziani. Virginia, come veniva organizzata una giornata tipo alla TUIL? Verso le 9 iniziavamo a sciare con i maestri fino a mezzogiorno e mezzo, che poi ritornavamo in albergo per mangiare e alle 2 fino alle 4 e mezzo riandavamo nelle piste e dalle 5 e mezzo fino alle 7 e mezzo ci trovavamo tutti insieme nella sala studio per appunto studiare, per rimettersi in pari con i nostri compagni che erano rimasti a scuola. Dopo mangiavamo e dopo cena c'erano gli animatori che avevano organizzato l'animazione per farci passare 2 ore fuori dalla okay. stanza. E Alessia, invece, come veniva organizzato il tempo di studio? Allora, per quanto riguarda le ore di studio, ci ritrovavamo in una stanza e a nostra disposizione avevamo tutti i professori che al bisogno erano lì per aiutarci. E studiavamo quello che facevano nelle ore scolastiche i nostri compagni. Io mi sono trovata molto bene perché comunque sono riuscita a restare in pari con la scuola. Come vi siete trovati? Avevate già sciato prima? È stata un'esperienza nuova oppure già avevate avuto esperienza? Per me è stata totalmente un'esperienza nuova perché non avevo mai sciato e quindi... Perfetto. Io invece avevo già sciato per vari anni però in un posto diverso e penso che questa esperienza mi abbia aiutato comunque magari a migliorarmi. E come vi siete trovati anche con i maestri, con i corsi? Bene, bene, è stata un'organizzazione molto, diciamo, pronta a tutto. No, bene, bene, non ci sono stati nemmeno gli imprevisti, si è saltato solo un giorno ma si è recuperato poi nelle ore della settimana. E com'era l'organizzazione dell'albergo? Avevate anche delle attività? Sì, soprattutto la sera dopo cena che c'erano gli animatori che facevano dei spettacoli e facevano dei balli di gruppo, quindi ci siamo divertiti parecchio. Okay. Sì, infatti facevano questi spettacolini che poi magari una sera facevano una discoteca e ogni sera cercavano di riempirci un po' gli spazi vuoti della giornata. Anche la terza edizione del TG Poliziano si è conclusa. Un saluto da Rossella Torruzio, da Eugenio Pucci e da tutta la terza C.